La Federal Reserve rinuncia inaspettatamente a ridurre il passo di acquisto di obbligazioni da 85 miliardi di dollari al mese e comunica di avere bisogno di vedere ulteriori segnali di miglioramento sostenibile dell'economia. Ne parlo con Fausto Panunzi, professore di economia politica dell'Università Bocconi, in collegamento internet da Milano. Ciao Fausto, bentornato, ragazza. Grazie mille. Dunque, la Federal Reserve, la banca centrale americana che parla di tapering da giugno, cioè di riduzione dello stimolo monetario, e che ha dato motivi ai mercati finanziari e agli economisti di aspettarsi una riduzione di questo stimolo a settembre, rinuncia inaspettatamente. Ormai sappiamo che questa parola a volte ha creato qualche problema. Inaspettatamente significa al contrario delle aspettative di economisti e uomini di mercato, e mantiene inalterato il passo di acquisto da 85 miliardi di dollari al mese. Mantiene invariato anche le prospettive sui tassi di interesse. Rimarranno vicini i tassi allo zero almeno fino a quando la disoccupazione eccede il 6,5%. La Federal Reserve riduce invece le previsioni di crescita economica per l'anno in corso e per il prossimo a un PIL compreso tra il 2 e il 2,3%, in calo dalle proiezioni di giugno che indicavano un 2,3-2,6%. Il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, dice: le condizioni del mercato del lavoro oggi sono ancora lontane da quello che tutti vorremmo vedere. Il Federal Open Market Committee, il consiglio direttivo della Fed, è preoccupato che il rapido restringimento delle condizioni finanziarie degli ultimi mesi causi un effetto di rallentamento della crescita. Dunque, queste due frasi, direi, di Bernanke indicano due punti diversi, no? La prima parte: le condizioni del mercato del lavoro oggi sono ancora lontane da quelle che vorremmo, praticamente. Dunque vuol dire che ancora non ci siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Il mercato del lavoro, la crescita economica rimane il primo problema. La seconda frase, invece, quando dice il Federal Open Market Committee, il FOMC, il Consiglio Direttivo della Fed, è preoccupato che il rapido restringimento delle condizioni finanziarie visto negli ultimi mesi causi un effetto di rallentamento della crescita. In questo caso invece si riferisce al mercato, perché in questi ultimi mesi il mercato ha spinto in alto i rendimenti di quelle obbligazioni che Bernanke contribuisce invece a mantenere in basso. Dunque, Fausto, vuoi aiutarci a capire le ragioni di questa sorpresa della Fed? Il quantitative easing è un programma di acquisto di titoli di Stato e di attività finanziarie legate ai mutui, mortgage-backed security, con lo scopo di tenere bassi i tassi di interesse, non solo qui a breve, ma più a lungo termine. Quindi è un programma che serve essenzialmente attraverso l'operazione sui tassi a avere un effetto di stimolo dell'economia. All'inizio dell'estate Bernanke aveva annunciato questo programma di tapering, vale a dire di rallentamento del ritmo di acquisto che attualmente, come ricordavi tu, è 85 miliardi al mese, 45 di titoli di Stato e 40 di mortgage-backed security. Bernanke ha invece, in maniera sorprendente non tanto per gli economisti che sono irrilevanti, ma per gli operatori di mercato che è più rilevante, ha annunciato che il programma continuerà ancora a questo ritmo. Ricordiamo che la Fed ha un duplice mandato: la stabilità dei prezzi, quindi un'inflazione che non superi il 2%, e lì non c'è problema perché l'inflazione in questo momento è poco superiore all'1%, e dall'altra il pieno impiego, quindi il mercato del lavoro. E su questo invece ci sono dei problemi. È vero che da una parte c'è stata una buona notizia perché il tasso di disoccupazione è sceso dall'8,1 al 7,3%, dall'altra invece la cattiva notizia sul mercato del lavoro è la riduzione della partecipazione al mercato del lavoro, che è scesa al 63%, che è il limite più basso toccato negli ultimi anni. Questo ha dato l'impressione che in realtà ci fosse un problema sul mercato del lavoro, che i progressi fatti verso la riduzione della disoccupazione non fossero in realtà ancora stati. E quindi questo ha segnalato una fragilità della ripresa per quello che riguarda l'occupazione a Bernanke. È la prima volta che in realtà che Bernanke parla del tasso di partecipazione al mercato del lavoro. A questo ha aggiunto Bernanke il fatto che la politica fiscale americana è ancora poco chiara. Sappiamo bene che c'è questo processo di negoziazione tra Obama e il Congresso per quello che riguarda il debt ceiling, quindi il limite massimo al debito,
E sappiamo bene che c'è sempre la minaccia dei tagli automatici al bilancio. Quindi sostanzialmente Bernanke ha fatto rilevare come è possibile che la politica fiscale diventi più restrittiva di quanto sia desiderabile per sostenere l'economia a causa delle divergenze che ci sono tra il Presidente e il Congresso. Quindi questo è il primo lato, quello che riguarda l'andamento dell'economia e il mercato del lavoro. C'è però un altro canale che tu sottolineavi, quello che è accaduto durante l'estate, è che in seguito al semplice annuncio del tapering, i tassi di interesse delle attività finanziarie, dei bond, sono saliti. E questo aumento del tasso di interesse, ovviamente, poi ha portato, ad esempio, ad un aumento anche dei mutui, di cui Bernanke si è preoccupato, e quindi ha anche messo questo come una delle possibili ragioni per continuare nel programma di acquisto dei titoli, quindi di rinunciare attualmente al tapering. Quindi questo è diciamo, l'insieme delle ragioni, ce ne sono ovviamente anche altre, ma queste sono le ragioni principali per le quali Bernanke ha in qualche modo sorpreso i mercati non andando avanti con il tapering. Sostanzialmente è stato di nuovo un gioco delle aspettative che sappiamo essere una delle variabili fondamentali della politica monetaria in questo periodo, cambiare le aspettative degli operatori. Ecco, ovviamente, per riuscire a farlo, occorre che la comunicazione sia chiara e sia credibile. Questo è il punto fondamentale e, secondo alcuni osservatori, non è esattamente la situazione ideale. Allora, Bernanke ha mandato i rendimenti delle obbligazioni in alto di un punto percentuale, appunto solamente parlando di ridurre lo stimolo. Dunque, tapering is tightening, si direbbe in inglese, cioè il tapering, la riduzione dello stimolo, corrisponde al tightening, cioè alla restrizione della politica monetaria. La riduzione dello stimolo monetario causa gli stessi effetti di un restringimento della politica monetaria tramite l'aumento dei tassi di interesse indotto dal mercato. Le obbligazioni statali americane vengono comprate di meno, il prezzo scende, i rendimenti salgono e questi determinano poi i tassi di interesse anche per i consumatori. Il calo dei treasuries e l'aumento dei rendimenti degli ultimi mesi è anche un avvertimento ai responsabili della politica monetaria che l'uscita da questo stimolo record non sarà facile da controllare. Questo è un punto molto importante. Bernanke ha cercato di dire in maniera forte che la politica monetaria sarà molto accomodante, sarà poco restrittiva anche dopo il tapering. Quindi ha cercato di separare la politica monetaria futura dal tapering, cercando di dire appunto tapering is not tightening, vale a dire anche se fermo il tapering ridurremo il programma di acquisti, questo non vuol dire che i tassi aumenteranno. Tuttavia, come ricordavi tu, c'è qualche cosa che è stato molto evidente, vale a dire l'effetto di questi annunci sui tassi di interesse e quindi sul valore dei titoli di Stato, comunque di tutti quanti i bond. È stato estremamente significativo sia a giugno che adesso. E questo è ovviamente un canale molto importante perché la ricchezza finanziaria va anche poi ad alimentare la domanda e quindi è qualcosa che non si può sottovalutare. E da questo punto di vista c'è qualcuno che dice appunto che tapering is tightening perché in ogni caso c'è un effetto sul valore delle attività finanziarie che avrebbe in ogni caso degli effetti reali che non è possibile trascurare. L'uscita dal programma di acquisto massiccio sarà un problema piuttosto serio che la Fed e quindi il successore di Bernanke si dovrà porre nei prossimi mesi. I mercati finanziari hanno mostrato qualche difficoltà ad accettare una quantità minore di denaro facile da parte della Fed quest'estate. La Fed non ha insistito e ha mantenuto il passo invariato, appunto, 85 miliardi di dollari al mese di acquisto di obbligazioni e mutui. I mercati hanno reagito con entusiasmo, gli indici Standard & Poor's 500 e Dow Jones Industrial Average sono saliti al record dopo l'annuncio. I treasuries, le obbligazioni statali americane, e l'oro sono saliti a loro volta. Il dollaro si è indebolito e la volatilità
è crollata, quella misurata dall'indice VIX sul prezzo delle opzioni dell'indice Standard & Poor's 500. Viene da chiedersi, Fausto, se sono i mercati che seguono la Federal Reserve oppure se è la Federal Reserve che segue l'andamento dei mercati. Questa è una domanda molto interessante. In effetti, quando analizzavamo prima le cause del mancato tapering, c'è un'altra spiegazione che alcuni osservatori hanno dato. Vale a dire che Bernanke si è spaventato dalla reazione che il semplice annuncio del tapering aveva avuto sul valore delle attività finanziarie. E quindi i mercati hanno reagito all'annuncio di Bernanke e della Fed, e adesso la Fed ha reagito alla reazione dei mercati. Ecco, se così fosse, ovviamente sarebbe in qualche modo preoccupante il fatto che la Fed non avesse in qualche modo anticipato in maniera chiara la reazione dei mercati, ma di certo è inevitabile che ci sia questo feedback, vale a dire che le decisioni della Fed per la sua politica monetaria dipendono inevitabilmente da varie condizioni, tra cui anche la reazione dei mercati e quindi il valore dei titoli in mano alle imprese e alle famiglie. Questa correlazione c'è. E appunto oramai non è più chiaro chi è che influenza che cosa. C'è una interdipendenza molto chiara, anche se ovviamente è la Fed che deve avere per forza il ruolo di leader in questo gioco. Chi guiderà la Federal Reserve dopo Ben Bernanke? Il termine di Ben Bernanke come presidente della Fed finisce il 31 gennaio 2014. Per la sua successione si sono rincorsi principalmente due nomi: quello di Lawrence Summers, ex segretario del Tesoro, praticamente ex ministro dell'economia, delle finanze in italiano, e quello di Janet Yellen, l'attuale vicepresidente della Federal Reserve. Summers, che appariva come il preferito del presidente Barack Obama, ha comunicato di rinunciare al posto di lavoro più importante e più potente negli Stati Uniti, a cui si arriva senza essere eletti dal popolo, il 15 settembre. La 67enne Janet Yellen sembra adesso il candidato più probabile al successore di Bernanke. Sarebbe la prima donna a guidare la banca centrale più importante del mondo. Si troverebbe a dover gestire una politica monetaria di tassi di interesse vicino allo zero da quasi 5 anni e un bilancio della banca centrale che è salito al record di 3.660 miliardi di dollari attraverso i vari quantitative easing fatti da Bernanke. Tu credi che sia il candidato giusto? E la politica della Fed potrebbe cambiare con Yellen presidente? Sappiamo innanzitutto che il candidato ideale di Obama era Larry Summers, ma poi evidentemente occorreva la conferma presso il Senato. E il Partito Democratico, quindi il partito di Obama, la parte più liberal, si sarebbe opposta presumibilmente alla conferma di Summers come presidente della Fed. Quello che viene imputato a Summers non era tanto le sue idee sulla politica monetaria, che non erano chiarissime in realtà e non sembravano, per quello che si capiva, così distanti da quelli di Bernanke, ma era il ruolo che aveva avuto durante l'amministrazione Clinton nel favorire la deregolamentazione. Molti pensavano che fossero proprio le azioni di Summers in quel periodo ad aver creato poi la crisi dalla quale stiamo cercando di uscire adesso. Summers veniva visto come il paladino della regolamentazione finanziaria ritenuta eccessiva, e questo avrebbe probabilmente bloccato o comunque reso fortemente conflittuale la conferma di Summers. E anche per togliere dai problemi, dall'impaccio Obama, Summers ha mandato questa lettera in cui rinuncia ad essere nominato. L'altro nome che viene sempre fatto è quello di Janet Yellen. Janet Yellen è una accademica di primo livello ed è stata ultimamente invece la vice di Bernanke, e quindi ha contribuito a tutto il programma di politica monetaria estremamente accomodante che c'è stato durante il periodo di Bernanke. Janet Yellen invece gode dei favori del Partito Democratico, e quindi da questo punto di vista non dovrebbe esserci un problema di una sua conferma al Senato. Naturalmente il problema di Janet Yellen, oltre a quello che evidentemente Obama non aveva tanta fiducia in lei, dato che le preferiva Summers, è quello che riguarda
la politica monetaria che ci si aspetta dal prossimo presidente della Fed. Se adesso effettivamente la priorità sarà quella di riuscire a rientrare verso una politica monetaria normale, non così espansiva negli ultimi anni, non è ovvio che debba essere chi ha contribuito a stabilire la politica monetaria questi anni a gestire la fase della sua uscita. E questa sarà una considerazione importante per quello che riguarda Obama. D'altra parte c'è da dire che per un democratico che ha una donna, che ha la possibilità di nominare una donna per la prima volta, una carica così prestigiosa, non nominare Janet Yellen potrebbe essere politicamente costoso. Quindi vedremo, pare che già la prossima settimana ci saranno degli sviluppi a riguardo, quindi non so dire che cosa farà Obama. Certamente per quello che riguarda le capacità tecniche di Janet Yellen non c'è alcun dubbio che possa essere in grado di gestire la Fed con grandi competenze e dando le massime garanzie a tutti quanti. Bene, dunque speriamo di aver contribuito a chiarire questo aspetto dell'azione, anzi della non azione della Federal Reserve. Grazie mille a Fausto Panunzi. Fausto è professore di economia politica all'Università Bocconi, in collegamento da Milano. Grazie a voi per averci seguito, fateci sapere che ne pensate magari nei commenti su Vloganza.tv e arrivederci alla prossima volta. Arrivederci.